toros, vámonos, vámonos, toros, vámonos, vámonos, toros matato. Allora, buonasera a tutti, è finita, siamo per il momento capolisti solitari, in vetta. Adesso la palla passa a tutti gli altri, domani. Noi il nostro l'abbiamo fatto, se si può dire, contavano i tre punti. Ma allora, iniziamo, parliamone un attimo, ok? Benvenuti, il vostro Barzillotto che vi parla, l'angoletto rosso-nero. Allora, post Milan-Torino, allora che c'è da dire? C'è da dire che io salvo solo ed esclusivamente il risultato e i tre punti conquistati. Ecco io quello che salvo. Salvo solo questo, ok? Non, tante cose non mi sono tornate, non mi sono piaciute, mi hanno anche annoiato vedere certe cose in campo. Parliamone un attimo e vediamo, poi ditemi cosa voi ne pensate di quello che ho detto, ok? She's going round and round, she's singing song for me. She got a situation, life to let it be. To resist, to open up your eyes, you gotta break it down. Allora, gente, primo tempo, ho saltato i primi 10 minuti, ve lo dico subito. Comunque ci farò anche i voti, se ho tempo farò anche i voti, poi uscirà la live reaction, ok? Allora, primo tempo, dopo la rete abbiamo giocato. Partivamo bene, abbiamo tenuto il campo. Se devo dare se devo dire cosa non mi è piaciuto del primo tempo, nel momento clou dove sembrava avessimo in mano la partita, è stata quella, è stato il fatto che secondo me abbiamo mancato di cattiveria, siamo stati poco incisivi là davanti. Abbiamo avuto due o tre occasioni che ci ha lasciato il toro sulle ripartenze e non siamo stati concreti nel finale delle azioni, ok? Poi il toro comunque dopo queste nostre occasioni ha ricominciato a macinare il gioco, è venuto su nel primo tempo, poi penso che il Tatarusano non l'ha impegnato quasi per niente, è giusto un pochino due brividi giusto così, ma neanche troppo pericolosi. Comunque teneva bene il campo, ha tenuto bene il campo. Noi sembravamo un po' troppo altalenanti, intermittenza al primo tempo, un po' sprecisi, e mi sono detto al secondo tempo voglio vedere la squadra più concreta là davanti, che tenga più il pallone e che cerchi di tenere palla e fare un po' di gioco, ok? E il secondo tempo non ho visto nulla di tutto ciò. Non c'è stato nulla, anzi, sprecisi, scoordinati, sempre in controtempo, reparti troppo lunghi, nessuno che si sovrapponeva e tornavamo sempre a giocare indietro per poi perdere palla. Tante volte ci siamo fermati aspettando il fischio dell'arbitro e loro sono ripartiti. Questo vuol dire non essere concentrati, perché se l'arbitro non fischia te non ti devi fermare, vero Giroud? Vero? Non ti devi fermare perché hai la palla te e hai dato contropiedi importanti a loro. Tutto il secondo tempo non è cambiato niente, precisione nei passaggi, non ho visto una sovrapposizione, a parte quando è entrato Theo Hernandez, qualcosina in più, ma è rientrato dalla quarantena, che voi pretende? Abbiamo visto tenere palla là davanti? No, non è stato tenuto un pallone. L'unico che ha provato a fare qualcosa là davanti è stato Leao, qualcosina anche nella ripresa, ma era solo. Giroud, io non so, ne ha tenuto un pallone. Meno male, l'unica cosa che doveva fare l'ha fatta, meno male, per fortuna. Le altre cose che doveva fare, tenere un po' il pallone, fare qualche sponda, non ne ho visto fare niente di tutto ciò.
tutto lecco, tutto per benino, tutto un po' matato, truccato, se no si sporcava. No, così non va bene. Perché quando è entrato Ibra, abbiamo visto negli ultimi 5 minuti la differenza. Si è visto la differenza. Perché ha fatto due sponde, lasciando sta poi il rigore che non c'era, che si è lasciato andare. Ha dato un po' di scambi, ha dato più tranquillità là davanti. Non è servito, perché il Toro era più in pompa. Infatti, poi chiedete scusa a Tatarusano, perché tanti l'hanno giudicato, l'hanno offeso di tutti i colori. Stasera ci ha salvato 3 punti. Avete capito? Questa sera ci ha salvato 3 punti. Non sarà bello da vedere. Non è anche bello, 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 non è. Esteticamente importa, un po' un pezzo di legno, una filagna di legno da vigna messo lì, però è concreto perché ci ha salvato 2 occasioni la partita, i 3 punti. Ok? Tanti che dicono non lo fa giocare Mirante. Oh, raga, stiamo riusciti a prendere per il culo. Qui è un attimino da capirla questa cosa, eh? No, perché se preferite Mirante a Tatarusano. Allora siamo messi male, però io, insomma, la mia cosa era di vedere almeno un secondo tempo, un pochino più da Milan, e invece non l'ho visto. Sappiamo soffrire, i lati positivi che sappiamo soffrire. In difesa siamo abbastanza compatti, sono stati pericolosi, a parte Miracoli Tatarusano e la traversa sul fallo che c'era che non ha fischiato. In difesa abbiamo chiuso abbastanza bene per quello che potevamo, però secondo me ci hanno preso in superiorità numerica a centrocampo e ci hanno fatto girare come dei lochi tutta la partita in mezzo a quel campo. L'unico che è riuscito a tenere un po' alta la pressione, insomma, a tenere un po' alta la vivacità del nostro centrocampo è stato Tonali, poi l'ha sostituito perché era cotto. Ismailino ci ha provato, Bakayoko non pervenuto, è entrato così per far numero, per far comparsa, che sì, ha fatto qualcosina, ma ancora è lontano sui suoi livelli, però è sempre meglio averlo che non averlo, ve lo dico sinceramente. E raga, tante cose, Pioli c'ha da sistemare tante cose, e ci deve mettere mano e deve trovare una soluzione sul piano costruttivo del gioco. E sulla finalizzazione, sulle idee in fase offensiva che secondo me scarseggiano. E quello che ho sempre detto, quando trovi squadre che riescono a chiudersi bene, che pressano alti e che non ti danno tregua, non ti danno respiro, te dal davanti hai difficoltà a creare occasioni da rete. L'ha vista anche stasera. E ve lo risottolineo. Io non lo so come la pensate, ditemi nei commenti come pensate. Io però sono felice, ragazzi. Ci sta il periodo così, eh? Ci sta, io non è che dico tutto da buttare, va bene, io dico, mi baso su questa partita, salvo solo il risultato e i 3 punti. Basta. Abbiamo vinto, a sto giro è toccata a noi di cortomuso giocando male, è toccata a noi. L'unica cosa che abbiamo fatto di giusto, fatto per bene, abbiamo fatto rete, per fortuna. E ci sono tante cose, come ho già detto, da rivedere, perché ora c'è il Torino, ma quando ti capitano altre squadre un po' più pericolose, insomma, comunque io faccio l'onore al Toro e a Juric per la squadra, per come hanno giocato, per la squadra che sono, come ho detto la classifica è bugiarda per quello che sta facendo il Toro, onore a loro, è stato difficile matarlo questo Toro stasera, da una parte me lo sentivo, non così. Ma da parte ero sicuro che sarebbe stata una partita di quelle rognose con una squadra rabbiosa, rognosa, che ti mordeva le caviglie. Va bene, prendiamo così, siamo lassù, siamo in cima, guardiamo il risultato, guardiamo quelle altre che cosa fanno, noi accontentiamoci, accontentiamoci. Sono contento uguale, però della partita, ripeto, non salvo niente, solo il risultato e i 3 punti. Non mi sono piaciuti per niente questa sera. Ok? Un abbraccio, un saluto. Forza Milan sempre, ragà. Like e campanella attiva, ci vediamo. Ciao. Salutate la capolista, lo posso dire, dai. Per una sera fatemelo dire, per un giorno, dai. Ciao.